Buonasera e bentornati a War Room. In Italia le culle sono vuote e di conseguenza il futuro si fa grigio. Le ultime indicazioni dell'Istat ci dicono che in futuro la penisola sarà abitata sempre di più da vecchi e sempre meno da giovani, i quali, tra l'altro, appena posso, scappano all'estero e comunque a loro volta hanno ben poca voglia di fare figli. E questo provoca conseguenze economiche, sociali, previdenziali, visto che chi inizia a lavorare oggi potrà andare in pensione forse a 71 anni. Insomma, è un inverno demografico quello che stiamo vivendo e abbiamo davanti. Per l'Istat la previsione è che continueranno a nascere meno di 500.000 italiani l'anno di qui al 2065, una desertificazione, visto che nello scenario peggiore potremmo arrivare a meno di 300.000 neonati ogni 12 mesi. Di conseguenza, nel 2020 si contavano 60 milioni e 461 mila residenti, cioè oltre 88 mila in meno del 2019, ma senza i flussi migratori, altrimenti il saldo negativo sarebbe stato di 237 mila persone. I residenti ne avevamo persi anche nel 2019, oltre 77 mila, e nel 2018 46 mila e 400. E comunque la popolazione non cresce dal 2010. Siamo il secondo paese più anziano del mondo, con 5 over 65 per bambino, 3 lavoratori per pensionato e una situazione che andrà progressivamente a peggiorare. Insomma, che l'Italia non sia un paese per giovani è lampante. Di questo e delle conseguenze che provoca ne parliamo con 3 ospiti. Molto gentili che hanno accettato il nostro invito e che ringrazio di essere qui con noi sono il professor Giancarlo Blangiardo, presidente dell'Istat, benvenuto. Alessandro Rosina, professore di demografia all'Università Cattolica di Milano e autore per la casa editrice Vita e Pensiero di Crisi Demografica, benvenuto. Grazie, buonasera. E Sergio Bellardinelli, professore di sociologia dei processi culturali all'Università di Bologna. Bentornato con noi, Sergio. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, professor Blangiardo, abbiamo il tasso di fecondità più basso d'Europa, 1,2 figli per donna, e la forbice tra le nascite, che sono a livello record negativo, e i decessi non è mai stata così larga. Questo scenario che intanto lei ce lo conferma e che conseguenze può produrre nell'immediato e nel medio-lungo periodo? La conseguenza immediata è la diminuzione della popolazione, cioè è chiaro che con un eccesso di mortalità, di morti sui nati, e non compensata da un saldo migratorio adeguato, alla fine il numero di abitanti va a scendere. L'ultimo dato che è uscito giusto oggi, che aggiorna il valore mensile, siamo alla fine di settembre del 21, ci colloca a poco più di 59 milioni. È molto probabile che nel trimestre successivo, quindi alla fine dell'anno, di fatto, scenderemo sotto 59 milioni. Quindi continuiamo una parabola che va a scendere, quindi il numero si riduce e poi naturalmente entrano in gioco tutti gli altri equilibri, cioè evidentemente c'è un problema di equilibrio tra le diverse fasce d'età che definiscono le stagioni della vita. Mi Scusi, spiego. professore, quei numeri che ci ha dato sono al netto dei flussi migratori, cioè senza i flussi migratori sarebbe ancora meno il numero delle persone. Senza i flussi migratori sarebbe ancora meno, ma i flussi migratori hanno per un sacco di tempo tamponato una dinamica naturale negativa che non è da oggi. Cioè, il saldo naturale negativo in Italia va avanti da quasi una ventina d'anni e per un certo periodo di tempo c'è stato un saldo migratorio positivo che ha largamente compensato, tant'è che la popolazione ha continuato a crescere. Dal 2014, quando la migrazione non è riuscita più a compensare in positivo il valore negativo del saldo naturale, è chiaro che il totale della popolazione è andata via via a scendere e progressivamente è scesa, come dicevo, secondo l'ultimo dato, a quasi 59 milioni di abitanti. Quindi questa è la contabilità demografica. E dietro a questa contabilità, naturalmente, c'è poi il cambiamento di struttura della popolazione e conseguentemente gli equilibri legati alle stagioni della vita, cioè a quanti sono i giovani, a quanti sono coloro che sono adulti, diciamo in età lavorativa, e quanti sono in età da riposo, da pensione, chiamiamola come ci pare. È evidente che nel momento in cui i flussi determinano stock, cioè numero di persone, nei tre gruppi che si modificano nel tempo, saltano alcuni equilibri e
e diventa, come dire, problematico stabilire, come dire, un'equa ripartizione delle risorse, un'efficienza del sistema, un welfare che sia in grado di rispondere alla domanda che proviene da tanti punti di vista, il discorso delle pensioni, il discorso della sanità e quant'altro. Ecco, questo è quanto sta succedendo, la direzione è questa, le prospettive che lei citava prima, quindi se andiamo avanti anche di 20, 30, 40 anni, è vero che sono previsioni, però voglio dire, se non succedono grandi cambiamenti, la tendenza va avanti in questa direzione, noi ci troviamo con quanto ha detto prima, cioè una popolazione che perde 6, 7, 8, 10 milioni, possiamo addirittura immaginare nell'arco di 4, 5 decenni. E il numero dei nati che nel 2021 io sono pronto a scommettere che scenderemo sotto i 400.000, e non era ovviamente mai successo prima, ma se si va avanti in questo modo, in prospettiva scenderemo sotto i 350.000 o comunque a poco più di 300.000. Probabilmente c'è da sperare che questo non succeda, però se le cose vanno avanti così, lo scenario che va delineandosi, ai noi, è questo. Professore, scusi, lato Covid, quindi lato decessi, quanto il Covid ha inciso nell'allargamento della forbice? Pochi nati, tanti morti. No, beh, il Covid ha deciso nel bilancio del 20, cioè nel 20 ci sono stati 746.000 morti. L'anno prima erano 630, 640.000, insomma, diciamo 100.000 in più. Il saldo negativo già nel 2019 era 214.000 morti in più rispetto ai nati. Quindi prima del Covid c'era 214.000 morti più di quanti fossero i nati. Naturalmente nel 2020 l'aumento della mortalità ha portato questo saldo dai 214 ai 350.000 negativo. E lei ha già un'indicazione per la fine di quest'anno? Io posso dare, ho fatto dei miei conti. Beh, diciamo che la vera scommessa è sulla mortalità dell'ultimo trimestre. Cioè noi abbiamo i dati sulla mortalità fino ai primi tre trimestri e siamo più o meno sugli stessi livelli dello scorso anno, del 20. Quindi sembrerebbe che se le cose dovessero stare così, alla fine ci troviamo con lo stesso numero di morti che c'è stato l'anno scorso. Io non credo che si arrivi a tanto, perché il trimestre finale del 20 è stato veramente drammatico, cioè ha avuto 50.000 morti in più rispetto all'anno prima. Allora io penso, mi auguro che questo alla fine non ci risulta, ma i dati in qualche modo, la sensazione che non si vada in quella direzione, quindi vuol dire che risparmieremo un po' di morti, probabilmente non arriveremo a 740.000, 750.000, ma arriveremo intorno ai 700.000 scarsi, e con 300 390.000 nati, perché probabilmente scenderemo sotto i 400.000, ecco, avremo un saldo, diciamo pure negativo, sulle 300.000. L'anno scorso era 350, quindi insomma si è un pochino ridimensionato. Non dimentichiamo che nel 21 noi sentiamo gli effetti della pandemia, soprattutto sulla natalità, cosa che non era successa nel 20. E nel 20 solo dicembre aveva risentito dei concepimenti di marzo. Nel 21, soprattutto il mese di gennaio, in parte di febbraio, e poi ancora un giugno-luglio, risentono degli effetti della paura che si è diffusa quando ci sono stati il primo e il secondo picco di mortalità. Alessandro Rosina, qual è la ragione vera, o le ragioni al plurale vere, del calo delle nascite? Perché c'è chi dice ma i giovani non si vogliono impegnare, c'è chi dice in fondo ci siamo abituati che questa idea di avere un figlio appunto e si ferma lì, altri dicono ma insomma la società è organizzata e anche la spesa pubblica è organizzata a favore più delle persone di una certa età che non a favore dei giovani. Ma qual è la vera verità? Sì, diciamo che c'è una combinazione di fattori, ma io penso che dobbiamo un po' confrontarci con quello che accade in altri paesi simili ai nostri, no? Al nostro, quindi Francia, anche Germania, Svezia, paesi europei, perché ovunque nelle società moderne avanzate la scelta di avere un figlio non è più una scelta scontata e quindi ha bisogno di condizioni sia oggettive del presente e sia di
aspettative nei confronti del futuro che siano adeguate, che siano positive, e quando mancano queste condizioni, quella scelta pur desiderata ma non strettamente necessaria rischia di rimanere in sospeso e di non essere realizzata. Allora, se ci mettiamo in questa prospettiva, se vogliamo favorire la scelta di avere un figlio, ci sono alcune condizioni su cui gli altri paesi sono intervenuti in maniera più efficace del nostro. Allora, la prima condizione è fare in modo che non, la scelta di avere un figlio non porti un sensibile peggioramento economico, perché è evidente che questo diventa un disincentivo. E noi siamo uno dei paesi in cui purtroppo la povertà, anche quella assoluta, è maggiormente legata al numero di figli, e in particolare per chi va oltre il primo figlio, soprattutto dal secondo in poi, il rischio di povertà assoluta arriva al 20%. Quindi su questo fattore, elemento, insomma, di peggioramento delle condizioni economiche legate alla scelta di avere un figlio, siamo tra quelli che mettono le coppie non nella condizione migliore. Poi c'è un altro aspetto importante, cioè fare in modo che la scelta di avere un figlio non entri in collisione con altre scelte importanti della coppia, ad esempio quella di lavorare. E qui sono importanti le politiche e gli strumenti di conciliazione fra lavoro e famiglia. In altri paesi tutto l'investimento, sia in servizi per l'infanzia, sia rispetto ai congedi anche di paternità, sia rispetto al part-time volontario reversibile, consentono meglio alla scelta di avere un figlio di essere coerente e legata positivamente anche all'occupazione di entrambi i membri della coppia, e quindi in particolare all'occupazione femminile, perché è quella che poi risulta maggiormente sacrificata quando non ci sono questi strumenti. E anche qui il nostro paese non è sicuramente tra i più virtuosi, anzi, non a caso, oltre che avere una bassa fecondità, la più bassa tra le più basse in Europa, abbiamo anche il tasso di occupazione femminile tra i più bassi in Europa. E se andiamo a vedere effettivamente anche, appunto, il sistema dei servizi per l'infanzia è tra i meno sviluppati e meno accessibili, diciamo. E quindi anche su questa condizione non abbiamo messo le coppie italiane nelle condizioni, non dico di eccellenza in Europa, ma nemmeno medie degli altri paesi. Poi c'è la condizione dei giovani, cioè se vogliamo appunto che la natalità aumenti, i giovani devono essere messi nelle condizioni di conquistare un'autonomia dalla famiglia d'origine, di poter avere accesso a un lavoro stabile o quantomeno a un'adeguata abitazione e continuità di reddito, e poi quindi e avere delle prospettive anche di condizioni di professionali che possono essere crescenti. E anche certo, qui, se la media è che si guadagna meno del reddito di cittadinanza, qualcosa e anche su questo noi siamo in condizioni tra le peggiori in Europa. Non a caso abbiamo la più alta percentuale di NEET, di giovani che non studiano e non lavorano, e chiaramente se non studiano e non lavorano sono figli dipendenti dai genitori e non si vedono essi stessi nella condizione di genitori che a loro volta hanno figli, no? Perché i famosi bamboccioni costretti ad essere tali. Finché dipendi a lungo dai genitori, non ti immagini tu stesso come genitore, e non a caso, oltre alla bassa fecondità, siamo uno dei paesi, siamo il paese con più tardiva età al primo figlio, che viene quindi continuamente posticipata e poi viene rivista continuamente al ribasso. E poi c'è il quarto elemento, che è quello dell'incertezza nei confronti del futuro, che la pandemia ha ulteriormente accentuato. Ecco, allora su questo vado da Bellardinelli, perché gli voglio chiedere come si concilia questo elemento di natura psicologica, la paura del futuro, la preoccupazione, l'incertezza, con questa sindrome di cui si è parlato negli ultimi tempi, questa sindrome YOLO, che starebbe per, tradotto all'inglese, si vive una volta sola, cioè per cui per i ragazzi l'importante è il presente ed è inutile programmare il futuro. Allora, questa è una condizione subita o una scelta? Io credo che si stia rivelando adesso come, diciamo, una condizione subita, però a monte, come si dice, credo che ci siano delle scelte sbagliate sul piano educativo e direi proprio anche sul piano culturale, specialmente nel nostro paese. Alessandro Rosina ha già messo in evidenza quali sono gli ostacoli che andrebbero rimossi proprio per avere qualche speranza di avere un minimo d'aggiustamento anche demografico. Ma è chiaro che quegli ostacoli lì
hanno bisogno di una catarsi culturale, perché appunto fiducia nel futuro vuol dire fiducia nella libertà. Fiducia nella libertà vuol dire disponibilità al rischio. Disponibilità al rischio vuol dire essere educati a questo, perché se noi alimentiamo una cultura della sicurezza, una cultura del posto fisso, una cultura, è evidente che tutto questo alla lunga produce danni anche alla demografia, perché voglio dire, disponibilità a rischio, c'è qualcosa di più rischioso e bisognerebbe dire bello che mettere al mondo un figlio? Credo di no, però bisognerebbe investire su un'educazione che sia capace di suscitare il senso di una società che sì, ecco, deve avere un futuro. Il futuro della società sono i figli, perché sia chiaro, se c'è un dato che dice il patto segreto che abbiamo stipulato con la morte è proprio il tasso di natalità del nostro paese. Quello è, dal punto di vista culturale, secondo me è qualcosa di devastante. Io il professor Blangiardo, sicuramente anche il professor Rosina ne sanno più di me in termini di numeri, ma è una vera e propria, questo non è un inverno, è una glaciazione demografica quella che abbiamo, e gli effetti li abbiamo un po' a tutti i livelli della nostra vita sociale, perché delle pensioni di solito si parla e si sa quanto siano collegate alla demografia, ma io molto banalmente, lei pensi quanto può essere importante per una società un equilibrio demografico anche in termini democratici? Cioè, una società sbilanciata demograficamente è una società che soffre anche in termini di democrazia, visto che le politiche sociali vanno inesorabilmente dove ci sono più voti. Cioè, i vecchi finiscono per condizionare drammaticamente anche la politica. Cioè, è tutto un insieme di cose che andrebbero, guardate e se possibile anche percepite nella loro serietà, perché questo è veramente uno dei problemi più drammatici che abbiamo. Questo, professor Blangiardo, questo tema fatica a passare, ho l'impressione, perché si ha un po' l'idea di dire, ma insomma, siamo tanti, se ci riduciamo un po' c'è una fettina di torta più larga per tutti, e questo è un po' l'idea che ho l'impressione passi in molti strati della società, senza capire che evidentemente la torta si rimpicciolisce se siamo meno, e questo andrebbe un po' spiegato. Ci prova lei? Allora, noi, il mondo dei demografi, e Alessandra me lo può testimoniare, lo va dicendo da 30 anni, perché non è che stiamo scoprendo adesso una cosa che è nuova, noi stiamo semplicemente mettendo in evidenza l'aggravarsi di una malattia i cui sintomi erano già emersi. Lei sa che non c'è niente di meglio dell'emergenza per svegliarci di fronte ai problemi. Non c'è dubbio, difatti nell'emergenza troviamo le nostre migliori risorse. Esatto. Però c'è uno toglie che dice, uno può dire, ma io te l'avevo detto, e ciascuno di noi ha dietro di sé montagne di carta scritta tempo fa dove si dice cosa stava succedendo. Quindi l'illusione del siamo troppi, siamo stretti, eccetera, quelle robe lì andavano negli anni 70, quando c'era il mondo che andava in un certo modo, la paura della Cina che cresceva, c'erano delle situazioni, le bombe demografiche e compagnia bella. Non vuol dire che a livello complessivo non ci sia un problema di contenimento della dimensione globale, però ciò non toglie che ci si deve rendere conto che ci sono realtà, la nostra è una di queste, in cui le cose vanno in maniera assolutamente opposta, e non solo la nostra. Quindi è inutile discutere, siamo in troppi, siamo pochi. Stiamo diminuendo, e soprattutto il problema è come stiamo diminuendo, perché non è che sorteggiamo il 10% della popolazione, chi viene viene, e ce ne liberiamo mandandoli sulla luna. Qui il problema è che il numero scende semplicemente perché
non entrano forze fresche. Cioè, quindi nel lago non entra dal fiume l'acqua fresca. E quindi quella che c'è ci può anche rimanere, ma prima o poi si esce. Ecco, allora questa è la situazione. Quindi quelli che fanno i discorsi del stiamo più larghi dovrebbero capire che tutto può cambiare e cambierà, non c'è dubbio. Ma si deve evitare che questo avvenga con la rapidità con cui sta avvenendo, perché non siamo più in grado di gestire un cambiamento in questi tempi. Rosina, eppure qualcuno fa osservare, dice, ma insomma, se l'occupazione femminile è bassa, teoricamente questo dovrebbe favorire, sempre per quelle ragioni culturali un po' storti, legno storto di cui stavo parlando adesso con Blangiardo, dovrebbe favorire, perché è più facile per una donna che sta a casa avere la cura dei figli che non di una che lavora. Però le cose non stanno così. Provi a spiegarle. No, sì, assolutamente non stanno così, perché ormai in tutto il mondo avanzato l'occupazione femminile è considerata importante. È importante valorizzare il capitale umano, indipendentemente che uno sia maschio o che sia femmina, valorizzare i talenti e anche appunto la formazione e anche la possibilità poi anche delle coppie di poter contare su un doppio reddito e anche quindi di difendersi dal rischio di povertà con due entrate. Quindi, e poi l'occupazione femminile è importante ancora di più nei paesi che hanno formato un forte squilibrio demografico, perché se ti aumenta il numero di anziani e diminuisce la popolazione in età attiva, più aumenti l'occupazione, più riesci a rendere sostenibile il sistema, e quindi anche a livello proprio sistemico e macro diventa fondamentale per un paese crescere promuovendo l'occupazione femminile. Sì, quindi per motivi individuali, valorizzazione del capitale umano personale, per motivi familiari, poter contare su un doppio reddito, per motivi di sistema e macro, poter potenziare il bacino di chi produce ricchezza e rendere sostenibile il sistema di welfare, l'occupazione femminile va a crescere, continuerà a crescere e sarà importante promuoverla. D'altra parte però, se tu non metti in campo i servizi di conciliazione tra lavoro e famiglia, cioè non consenti alle persone di poter realizzare delle scelte anche in combinazione tra di loro e metterle insieme positivamente, il rischio che all'aumento dell'occupazione femminile corrisponda a una diminuzione e una rinuncia rispetto all'avere figli. E quindi o si rinuncia del tutto o se ne ha solo uno, oppure e comunque ci si ferma su valori molto più bassi rispetto al numero desiderato. E questa è la situazione appunto che caratterizza sia quando confrontiamo l'Italia o quando confrontiamo i paesi occidentali, OCSE e anche europei, ma anche all'interno del nostro paese. Ma l'ideale tasso di fertilità quanto dovrebbe essere rispetto all'1,2 che ho citato prima? Allora, tutti i paesi avanzati hanno un livello inferiore a quello di sostituzione generazionale. Quindi non è necessario per forza avere un numero di figli in media superiore a 2, si può anche stare sotto. E sotto i 2 figli per donna la popolazione non cresce, quindi non c'è proprio un problema di bomba demografica, anche perché già oggi la maggioranza dei paesi nel mondo hanno una fecondità sotto i 2 figli per donna e quindi la condizione è comunque di un pianeta che andrà, soprattutto nella seconda metà di questo secolo, a rallentare ma anche a stabilizzarsi. E l'Europa e ancora più l'Italia sono appunto, hanno già esaurito la propria capacità endogena di crescere, quindi non cresceranno più, nemmeno portando la fecondità attorno ai 2 figli o poco sotto. Quindi, e come diceva giustamente il presidente Blangiardo, l'importante è non stare troppo sotto i 2 figli per donna. E quindi, perché questo consente, fa sì che la popolazione comunque non cresca, ma non vada a produrre squilibri demografici che vanno a ridurre in maniera eccessiva la popolazione giovanile rispetto a una popolazione anziana che comunque andrà a crescere. Quindi è questo quello che è la questione. Ecco, portarsi quindi ai livelli della Francia, della Svezia, attorno a 1,8-1,9 figli per donna, potrebbe essere un obiettivo cui potremmo e dovremmo mirare. Bellardinelli, si è nei mesi scorsi fatto riferimento, quando si è visto che c'era la ripresa economica che per molti versi andrebbe descritta come rimbalzo, adesso poi chiediamo se l'Istat ci illumina su questo, ma si è detto forse ci sono le condizioni per tornare agli anni 50, al boom economico di allora. Quel momento era caratterizzato anche e soprattutto psicologicamente da condizioni, diciamo, spirituali, chiamiamole così, umane diverse.
Sì. Che differenza c'è tra adesso e allora? Cosa ci manca perché al di là dell'aspetto economico ci sia quell'elemento? Io direi ci manca soprattutto il coraggio e ci manca la fiducia e ci manca la speranza nel futuro, cioè è qualcosa che purtroppo abbiamo negli anni abbiamo esaurito, e io ho la sensazione che questa sia oggi il vero deficit. Non abbiamo più nessuna fiducia, nessuna speranza in nessuna istituzione, in nessuna... Io da questo punto di vista sono molto, sono un po' pessimista. L'unica cosa a cui mi aggrappo sono i desideri. Anche i nostri amici demografi non fanno che sottolineare che di per sé le donne desidererebbero almeno due figli. Ho visto anch'io dei dati ed è così. Ora, perché questi figli non vengono messi al mondo? Ma è evidente, perché siamo letteralmente sopraffatti dal terrore di non essere all'altezza della situazione. Se dovessi buttarla in filosofia, direi che dietro tutto questo c'è proprio una cultura che oramai è letteralmente ingessata dal desiderio di sicurezza. Noi vogliamo tenere tutto sotto controllo. Non è solo la questione, la nostra vita è diventata un'avventura della quale io voglio essere assolutamente padrone. Con questa mentalità credo che non si risolvono neanche i problemi economici, non solo quelli demografici. L'economia ha bisogno di slanci che hanno a che fare, ripeto, con la fantasia, l'impegno, il desiderio degli imprenditori, dei singoli individui. Cuore oltre l'ostacolo. Io non credo che venga lo Stato può fare molto. No, ma... oltre l'ostacolo ho detto, non lo Stato. Ah, no, cuore ma oltre l'ostacolo. Aggiungo, buttare il cuore oltre l'ostacolo e non aspettarsi che sia lo Stato a risolvere i nostri problemi. Perché qui non è. La pandemia potrebbe metterci addirittura persino questa ulteriore difficoltà tra i piedi. Pensare che le cose le debba risolvere lo Stato. E lo Stato è ben contento di risolverle, tra l'altro, specialmente quando ci sono soldi da spendere. Ma professor Blangiardo, non le pare che questi aspetti di sfiducia, di preoccupazione del futuro, tutti per carità, tutti comprensibili, ma siano stati un po' alimentati dall'idea che abbiamo perso il benessere? Ora, è vero, è aumentato il numero delle persone indigenti, anche lì poi bisogna andare bene a vedere, perché poi non sarà un caso che ogni volta che ci sono dei bonus di qualche genere per la categoria degli indigenti non si riescono a spendere tutti i soldi come si è immaginato di fare, ma non è un po' eccessiva questa idea? In fondo il paese è rimasto, a livello degli individui, è rimasto un paese ricco, un paese che aveva un sacco di risparmio, di patrimonio, non si è creato una falsa osservazione della realtà che induce appunto a del pessimismo eccessivo? Forse si è alzata l'asticella, in realtà le cose non è che sia delle aspettative, dice esattamente, non sono peggiorati in maniera drammatica, perché poi voglio dire, alla fine certo c'è la povertà, no? Se noi misuriamo come Istat la povertà assoluta è cresciuta da un po' di anni, poi ha avuto una lieve flessione nel 19, poi ha ripreso a crescere peraltro in maniera un po' particolare nel corso del 2020. Quindi ci sono dei segnali anche oggettivi che ci dicono le cose per alcuni sono anche peggiorate. Caso classico, lo ricordava prima Alessandro, le famiglie con i figli, con più figli, no? La famiglia con almeno 3 figli è una di quelle che ha i tassi di povertà più alti rispetto a chi ne ha meno, o chi non ne ha neanche uno di figli. Quindi è evidente che ci sono delle condizioni particolari. Però rimane anche il fatto che in termini di beni essenziali, comunque di accesso a quelle che sono condizioni di vita, mi si passi il termine, dignitose,
Io non credo che siamo in condizioni di miseria, però c'è da dire che uno vuole di più, cioè il problema è questo. Mentre prima uno, due, tre figli, non importa, poi alla fine qualcuno ci penserà, no? Dio provvede. Oggi questa logica non vale più. Quindi uno ne vuole uno, perché quell'uno deve avere tutto ciò che è possibile dare. E naturalmente per arrivare a realizzare una discendenza, quindi dei figli di qualità, con tutti anche beni e servizi che naturalmente hanno un costo, si rende necessario un livello di reddito e quindi condizioni di vita che qualche volta non ci sono. E allora si gioca sulla quantità per compensare la qualità, cioè per garantire la qualità si gioca sulla quantità. Cioè uno basta, ma a questo uno gli diamo tanto. Ecco, questo è il motivo per cui alla fine ci sono i primogeniti, qualche volta i secondogeniti, i tre figli è molto raro, non parliamo poi di livelli ancora più. Però le sottoponevo, diciamo, un ragionamento sull'ottica con cui si guardano le cose, perché per esempio mi ha fatto specie che i miei amici del Censis abbiano analizzato quest'anno nella loro cosa annuale quel 15% di non vaccinati e non abbiano analizzato sociologicamente l'85%, che è un numero eccezionale, di vaccinati. È chiaro che se poi alla fine uno guarda il 15 e pensa che a furia di guardare il 15 quello sia il campione del 100% o si invertono il 15 con l'85, uno diventa strabico, non pensa, professor Blangiardo? Assolutamente, assolutamente. Cioè io credo che quello che si debba fare è guardare e fare le valutazioni del caso con equilibrio, con buon senso, con oggettività, io ragiono da statistica ufficiale, con i dati adeguati delle fonti giuste. Cioè non basta un campione di 500 famiglie prese chissà come e dire gli italiani dicono che io sono così. Parliamoci chiaro, uno prima di prendere in considerazione dei dati che in qualche modo poi hanno delle conseguenze rispetto alle scelte e alla percezione della realtà, deve anche chiedersi chi è che me li dà questi dati, come me li dà. Allora, qualche volta abbiamo questa brutta tendenza a prendere per buono tutto quello che passa dai web o comunque dai canali di vario genere. E questo, secondo me, ci crea poi qualche problema, qualche imbarazzo, qualche incomprensione e via andare. Però, ripeto, secondo me la fotografia del nostro paese in questo momento non è di un paese in miseria. È un paese che ha i suoi problemi, che peraltro è riuscito a sopravvivere ad una situazione particolarmente difficile, non neghiamolo, poteva andare molto peggio, che dal punto di vista economico segnali interessanti in cui si rialza la testa, adesso al di là del PIL, no? 6,3, 6,4, poi 4,7 l'anno dopo, quindi compensa allora, ma però uno dice, ma siccome è caduto tanto è chiaro che il rimbalzo, si possono fare tutti i discorsi di questo modo. Però è chiaro che qualche segnale di qualcosa che sta muovendosi nel modo giusto c'è. Allora, crediamoci, guardiamo le cose con realismo. Io credo che il vero problema oggi, no, le due corna, demografia e economia, sull'economia qualche risultato sta venendo fuori, sulla demografia ancora viene fuori ben poco. Io mi auguro che, no, Alessandro poi ha seguito molto direttamente il Family Act, tutte queste iniziative lodevoli, e spero anche con un qualche risultato, sono partite, ci sono delle novità rispetto al passato, benissimo, auguriamoci che queste novità portino a casa dei risultati, perché ne abbiamo assolutamente bisogno anche dal punto di vista demografico. Ecco, a proposito, Rosina, ho notato che ci sono dei paesi, penso alla Svezia, penso alla Germania, che fino a tutti gli anni 90, all'inizio degli anni 2000, avevano un rapporto squilibrato, forse non come il nostro, ma somigliante tra il numero di giovani. La Germania è anche peggiore. La Germania anche peggiore. Dopodiché però sono riusciti a invertire il trend. Allora, noi per adesso non l'abbiamo invertito. Che cosa occorrerebbe, brevemente, perché siamo in finale di tempo, per invertire questo trend? Beh, direi che abbiamo bisogno di una combinazione sia di un approccio diverso che di misure più solide che vadano quindi anche a guardare quello che ha funzionato negli altri paesi, in particolare appunto Svezia, Germania e se vogliamo aggiungere Francia.
dobbiamo, come approccio, non servono misure occasionali discontinue, ma servono misure solide, integrate, che diano continuità nel tempo e che quindi consentono alle coppie che hanno un figlio di sapere che lo fanno in una comunità, in un paese che dà strumenti solidi e che verranno semmai monitorati e rafforzati. Serve poi mettere, e questo è quello che diceva anche Blangiardo adesso, se vogliamo che queste due corna stiano assieme, ci vuole una stessa testa, e questa testa deve essere una testa che mette assieme sia le politiche di sviluppo del paese, ma al centro delle politiche di sviluppo del paese ci devono essere anche, in maniera integrata, le politiche familiari per le nuove generazioni. Se noi continuiamo a considerarle marginali, le nuove generazioni e le politiche familiari, è chiaro che avremo risultati molto modesti in termini di andamento demografico. La Germania questo l'ha fatto, cioè ha deciso di investire fortemente con tutte le risorse necessarie per raggiungere degli obiettivi e ci è riuscita. Quanto ha speso secondo te? Non ha speso meno rispetto a quello che noi adesso vogliamo investire grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sui servizi per l'infanzia, perché si tratta di portarli sopra la media europea, che è quello che appunto ha fatto la Germania, e il costo è quello, e poi di pensare a uno strumento come l'assegno unico universale che consenta poi di dare tranquillità alla scelta di una coppia, di una giovane coppia, di avere un figlio senza peggiorare la propria condizione economica. Sono questi sostanzialmente gli strumenti che sono. Adesso abbiamo un'occasione unica, perché dopo la discontinuità della pandemia il paese può veramente riprendere da un punto di vista sia di sviluppo economico e sia di inversione di tendenza delle dinamiche demografiche, se mette assieme quel coraggio che si diceva prima di vedere il futuro in positivo e di lanciare il cuore oltre l'ostacolo e oltre lo Stato, ma con lo Stato che fa la sua parte. E quindi queste politiche che servono, che sono appunto i servizi per l'infanzia e che sono le politiche di conciliazione e che sono appunto un assegno unico universale, che sono tra l'altro misure integrate all'interno del Family Act, possono effettivamente essere pienamente realizzate. Quindi la combinazione del PNRR e del Family Act, se decidiamo che di investire tutto quello che serve e di realizzarlo in senso pieno, potrebbero essere le basi di un paese che decide di darsi un destino diverso. Tra l'altro ricordo che il recovery non solo è una grande occasione per i quattrini che ci mette a disposizione, considerato che sono debito, ma soprattutto perché ci richiede delle riforme strutturali che dobbiamo fare. E quelle secondo me sono le cose, perché quello che sta dicendo Rosina significa intervenire sul welfare, sul fisco e sul mercato del lavoro, e bisogna farlo in maniera integrata, cioè non queste tre cose vanno pensate contemporaneamente, non separatamente, perché gli intrecci di questi tre fattori sono decisivi. Ho solo mezzo minuto da dare a Berardinelli, ti faccio una domanda così, un intramuscolo. Se tu fossi un giovane che è andato fuori dall'Italia, oggi ci torneresti? Troveresti un motivo, uno, per tornare nel proprio paese a lavorare? Ma io credo che ce ne sarebbero forse più di uno, forse io mi auguro che fra un po' ce ne siano 10 per tornare. Certo è che io, i miei figli sono stati fuori uno è ancora fuori. Anche la mia è fuori. Il fatto che vadano via è anche positivo. Mi piacerebbe sentirli col desiderio di tornare in Italia, non solo perché è il più bel paese del mondo, ma perché c'è un sistema economico, strutturale, che consente ai giovani veramente di crescere. Cosa che purtroppo mi pare che per adesso ancora stiamo cercando di costruirlo. Auguriamoci che ci si riesca, però c'è molto da lavorare. Questo è... Bene, prima di salutare i nostri ospiti, vi ricordo che domani c'è la War Room dedicata ai libri con Alessandro Barbano, che avrà come ospiti Galli della Loggia e Aldo Schiavone. Poi lunedì la War Room Business, e io torno martedì prossimo, martedì, per la puntata numero 200. Grazie a Giancarlo Blangiardo, presidente dell'Istat, a Sergio Berardinelli e a Alessandro Rosina, di cui vi ricordo anche il libro. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie.